Hai mai supplicato in ginocchio il Signore perché ti guarisca? Ma supplicare in ginocchio il Signore significa riconoscere che Lui ha il potere di guarirci, che Lui ha il potere di cambiare il nostro cuore, di purificarci, cioè di guarirci dalla lebbra interiore che tutti noi abbiamo e che ci impedisce di avvicinarci agli altri e che tiene lontani gli altri da noi, perché subito odorano la nostra impossibilità di accoglierli così come sono. Quante volte i figli hanno paura di avvicinarsi ai genitori perché i genitori sono pieni di moralismi, pieni di esigenza, non che non debbano dire i no da dire, non che non debbano essere severi, ma quando la severità, quando i no sono incartati dentro il moralismo, dentro il legalismo, molto spesso ipocrita, i figli non ascoltano, non si avvicinano, non si confidano, non si aprono. Ma questo vale anche nei rapporti tra marito e moglie, tra fratelli, tra amici. Abbiamo una lebbra interiore che ci separa dagli altri, che pone tra noi e gli altri un intercapedine, esattamente come i lebbrosi erano separati dalla società perché li si riteneva contagiosi. Per questo tutti noi ci riteniamo a vicenda contagiosi, non ci avviciniamo gli uni agli altri perché abbiamo paura di morire, di essere infettati dai peccati che tutti noi abbiamo dentro. Per questo abbiamo bisogno di uno che abbia il potere di guarirci profondamente, e il potere del nostro Signore Gesù Cristo si manifesta attraverso la sua compassione, cioè attraverso il suo patire insieme con noi, il suo lasciare che la nostra lebbra arrivi alla sua pelle, arrivi alla sua carne, arrivi alla sua vita, fino a ucciderlo. Sì, lui non ha avuto paura del contagio. Gesù Cristo è venuto nel mondo per farsi infettare da te e da me. Lui è venuto al mondo per salire sulla croce e sulla croce attirare a sé tutti i nostri peccati e inchiodarli al legno della croce, distruggerli nella sua carne, precipitarli con lui nella morte e lasciarli lì, schiacciarli nella morte, e così, risuscitato dalla morte, vittorioso sul peccato, potesse donarci la vera e autentica guarigione. Perché come ha avuto compassione, cioè ha patito con noi le amare conseguenze mortali dei nostri peccati, della nostra malattia, della nostra lebbra, così noi possiamo oggi partecipare alla sua vittoria, partecipare alla sua libertà, partecipare alla sua vita oltre la morte, la sua vita eterna, infinita, che ci dona perché possa essere attraverso di noi donata agli altri, perché tutti noi possiamo finalmente superare questa intercapedine che ci separa dagli altri. Basta solo mettersi in ginocchio, umilmente riconoscere di essere peccatori, di essere malati, e supplicare il Signore dicendo questa semplice preghiera del lebbroso del Vangelo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi, puoi guarirmi. E il Signore, che rispettando la nostra libertà freme di compassione, non aspetta altro che questa preghiera, immediatamente stenderà la sua mano e ti risusciterà, ti guarirà, perché tu possa andare libero nel mondo ad annunciare il suo amore.